Ed è giunto il momento del dolce, il mio piatto preferito. E allora Elisabetta, siamo pronti per prepararti un tortino di mele davvero strepitoso. La mia squadra di oggi è composta da Miriam, da Andrea e da Salvatore. Andrea farà da portavoce, quindi mi spiegherà come è fatta la ricetta, mentre Miriam e Salvatore, voi tocca lavorare. Allora prego, io vi faccio iniziare. Nel frattempo Andrea, tu mi spieghi un po' la ricetta. Allora, certo. Allora, servono 200 grammi di burro, 200 grammi di zucchero, 500 grammi di farina, sì, spacciata magari. Perfetto. Uvetta, 100 grammi circa, 8 uova. Mele tagliate e mele tagliate a cubettini. Latte. E 200 ml di latte. E lievito. E lievito per dolci. Perfetto, allora questi sono gli ingredienti per questo tortino di mele che andrà cotto in forno, quindi io invito le nostre casalinghe, i nostri casalinghi, i nostri operai, tutti quelli che vogliono cucinare questo splendido dolce, a preriscaldarlo a 180 gradi, così nel frattempo che preparate, insomma, voi siete forniti di macchinari un po' più tecnologici per addetti ai lavori, si sa che a casa il forno pian piano si scalda e entra in temperatura. Allora, Salvatore e Miriam, prego, mettetevi all'opera. Andrea, tu intanto mi racconti operazione per operazione quello che state facendo. Intanto Miriam adesso prende il burro e spaccandolo a pezzettini magari. Perfetto, in modo che sia un pochino più morbido, lavorare. Lavorandolo. Diciamo che la cosa importante di questo dolce è quella di aggiungere a mano gli ingredienti, esatto. Mi stavate non spiegando un po' prima. Contemporaneamente, ma molto lentamente, insomma. Certo, vabbè, è fondamentale. Poi ci possiamo fornire di stampini monodose oppure possiamo fare anche quella un pochino più grossa, esatto, a mo' di torta. Ok. Salvatore sta aggiungendo lo zucchero al burro. Mentre Miriam sta modellando. Aspetta che insegniamo a Salvatore che quando ci sono le telecamere è meglio fare così, sì. Così si vede anche quello che scende dalla ciotola. Ma loro sono meravigliosi perché per loro è per tutti la prima volta, quindi sono molto emozionati e giustamente imparano anche delle cose nuove. Io imparo a cucinare il tortino e voi imparate come si mettono le dosi e gli ingredienti davanti a una telecamera. Bravo. Giusto? Esatto. È uno scambio. Poi amalgamiamo bene lo zucchero con il burro, proseguiamo, come poi facciamo? Poi si aggiunge un uovo alla volta, mi raccomando, è importante per il svolgimento della ricetta. Insomma. Questo è un passaggio fondamentale, nel frattempo raccontami anche il resto. Tanto aggiungendo un uovo alla volta, Miriam mescolerà con la frusta. Sì. E finché diventerà un composto abbastanza omogeneo e sufficientemente liquido, in cui poi sempre Salvatore aggiungerà le mele. Ma le mele sono cotte o sono... Sono tagliate semplicemente a cubetti magari, okay, o anche a misura come si vuole, insomma. Ok. Si aggiunge la farina prima, poi il latte, le mele e come fine l'uvetta e il lievito per quando si mette in forno, così il lievito diventa un bel tortino, anche bello. Perfetto, da vedere, insomma. Quindi le mele sono semplicemente tagliate a cubettini, ma non sono cotte perché cuoceranno nel, esatto, forno. Ok, se utilizziamo gli stampini monodose andiamo in forno per 10 minuti. 10 minuti. Se invece utilizziamo la forma, quella un pochino più grossa, da torta normale... 50 minuti. 50 minuti a 180 gradi, perfetto. Allora, finiamo e ultimiamo il nostro tortino e poi torniamo quando siamo quasi pronti. Esatto. Miriam sta prendendo l'impasto ora, completo insomma, e lo sta mettendo negli appositi stampini che sicuramente lo avete riempito tutti quanti, l'hanno messo in forno. Questi sono stampini tecnici, insomma, sì, quelli fatti apposta per gli chef. Imburrati magari all'interno, così okay, non si attacca al... Ed è più facile stampino, poi da togliere quando... Questi crescono un po', sì, perché sì, poi sembra un piccolo muffin, no? Sì, esattamente. Poi molto molto attenta la nostra chef perché mi ha detto guarda che l'uvetta resta sotto, quando fai le dosi, esatto, vai bene devi sotto il cucchiaio, perché altrimenti l'uvetta resta solo negli ultimi. Esatto. Bene, bene, bene. Allora, riempiamo tutto il nostro stampino, andiamo in forno per 10 minuti a 180 gradi e vediamo il risultato. Prende il tortino, si
si prende il tortino che è cotto. Esattamente. E si impiatta. E si impiatta. E si magna. Ci mangia. Siamo? È ora. Allora, vai, vediamo. Apriamo il tortino. Scotta, è stato in forno, tesoro. Caro mio. Guarda lì che meraviglia. Poi come sono state preparate queste mele? Che sono mele con un po' di semplice burro, poi aggiunta di un po' di zucchero di canna. Quindi sono un po' stufate così sulla padella, niente di particolarmente niente difficile. Ok, riusciamo a farlo anche noi. Poi vedo della cannella, quella serve. Quella come mela decorazione. Sta sempre bene. Sta sempre bene. Un po' strudel. Esattamente. Ti faccio fare la decorazione, perché io sai, non vorrei mai rovinare la tua opera d'arte, anzi la vostra opera d'arte. Ok, insomma un tortino però è piccolino, è una porzione almeno due. Esatto. Ma il prof ha detto uno e quindi una sia. Vai, cannella. Un po' di cannella, ti dia un po' di colore anche. E voilà, che meraviglia! Questo è il nostro dolce. Vedo un'occhiataccia da aggiungere da dietro le telecamere, ma noi la ignoreremo. Non ho capito se non gli piace come hai messo la cannella. Lo penso anch'io. Ringraziamo il nostro professore Nicola Casadei che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana, ma è rimasto nel backstage. Grazie alla nostra troupe di oggi. Io do la linea perché dobbiamo scoprire qual è il vino che si abbina a questo piatto e poi domani dobbiamo scoprire altre cose davvero interessanti. Vedremo come si orna un albero di Natale con dei frullini e poi andremo alla scoperta dei luoghi tipici della provincia di Verona e di Verona, insieme sempre ai ragazzi del Medici. Elisabetta, te la linea. Per questo piatto si abbina il Lescini Durello DOC, prodotto nelle province di Verona e Vicenza, si presenta con un colore giallo paglierino più o meno carico, ha un odore vinoso con profumo delicato, al palato si presenta acidulo e leggermente amarognolo.